Uomini e donne, puntata di oggi. Tina Cipollari attacca Ida Platano. Nella puntata quotidiana di Uomini e donne si è parlato a lungo di Ida e Riccardo, ma anche della relazione tra Davide e Beatrice. Quest'ultima ha fatto una rivelazione molto importante che può cambiare il suo percorso. Ecco che cosa è successo. La puntata si apre con Aurora, che si sta frequentando con Giancarlo. Lei si lamenta per la sua sparizione e per il fatto che, pur essendo stata apprezzata da lui, poi Giancarlo è sparito. Gianni interviene per dire che Aurora si comporta sempre come la vittima e sembra quasi che sia una donna sposata da anni, che si è separata. Secondo lui, quindi, forse c'è stato qualcosa di più tra loro, ma entrambi smentiscono. Aurora dice che semplicemente avrebbe voluto evitare di essere una delle tante donne che Giancarlo colleziona. Si passa a Riccardo, perché è arrivato un pacco per lui da parte di Ida. Contiene l'anello di fidanzamento che lui le aveva regalato. Tina si scaglia immediatamente contro la Platano, dicendo che se fosse davvero una donna così riservata, non avrebbe mandato un anello davanti a tutti, ma glielo avrebbe restituito privatamente. La Cipollari trova tutto ridicolo e insiste sostenendo che per visibilità Ida stia facendo tutto questo. Riccardo è d'accordo con Tina e poi si altera, perché il pacco è destinato a Riccardo, Maria Guarnieri, ossia il suo nome per intero. Il cavaliere insinua poi che l'anello sia stato più a lungo nella scatola che addosso a Ida. Gemma interviene per difenderla, dicendo che è normale che abbia scritto così sul pacco, visto che quello è il nome di Riccardo. Tina l'attacca dicendo che non dovrebbe dare consigli o intervenire perché ha fallito in tutto in amore. Si siede al centro dello studio Roberta, che non ha sentito Michele per tutta la settimana. Riccardo le chiede perché allora non abbia contattato lui e le risponde che voleva vedere come si sarebbe comportato lui. Riccardo si risente perché non vuole essere sempre lui a mostrare i suoi sentimenti e quindi mostra i suoi dubbi verso Roberta. I tronisti poi chiedono improvvisamente a Maria De Filippi di chiudere gli occhi. Per lei entra un bouquet di fiori con un bigliettino di ringraziamento che proviene proprio da Gianluca, Sofì e Davide. I tre vogliono fare gli auguri di buon compleanno a Maria. Lei ringrazia e Gemma si commuove assistendo a questa scena, scatenando di nuovo le critiche di Tina, che le chiede come mai pianga per tutto. Si passa a Davide e Beatrice, perché quest'ultima ha registrato un video per lui in cui gli confessa di essere innamorata. La ragazza poi entra in studio e dice che non vuole una risposta immediata, anche perché non sapeva se dire questa cosa, per non caricare di un ulteriore peso il tronista. Viene poi mostrata l'esterna di Davide con Chiara, in cui lui fa parlare quest'ultima al telefono con la mamma. Beatrice scoppia a piangere e Davide, in imbarazzo, dice che spera di avere presto le idee chiare. Chiara ringrazia pubblicamente Beatrice per averla difesa dagli haters sui social e Davide è felice di avere due corteggiatrici così buone. Finisce così la puntata di oggi. Che cosa ne pensate del pensiero di Tina nei confronti di Ida Platano? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti!